basta. Iniziamo ad aggiungere una metà. Tre. A riposare. Buon appetito! Allora, per i panuzzi usiamo una farina 00, abbastanza forte. Usiamo dell'acqua fredda. Iniziamo ad aggiungere una metà. Facciamo partire l'impastatrice. La facciamo prima incordare e poi aggiungiamo il sale. La differenza è che nel pane si deve sentire quella parte un po' acidula che assapora il pane, mentre il panuzzo no, facciamo sentire l'integrità del sapore della farina, dando una lievitazione molto lunga, ma non troppo lunga, tanto da far sviluppare l'acidità all'interno. Questo prodotto rimane molto leggero, molto croccante e molto alveolato all'interno. Come tu hai ben visto prima, il panuzzo, quando lo andiamo ad aprire, all'interno è molto bucato. All'assorbimento di quest'acqua con il sale inizieremo a impastare in seconda velocità, una velocità superiore a questa qua. Al giorno? Almeno sui 50 kg al giorno, solo per i panuzzi, sì. Di pane ne facciamo 3 quintali, 4 quintali al giorno. Poi varia a seconda dei giorni, venerdì e sabato arriviamo pure a 5, 6, dipende poi dalle giornate, sì. E mentre i panuzzi si va oltre al quintale al giorno. Qua facciamo sui 30 tipologie di pane al giorno, compresi i panuzzi.
In più facciamo le pizze napoletane. Siamo in otto. In otto che lavoriamo solo all'interno del laboratorio. Questo qui resterà per almeno 2 ore a riposare. Chi su qua la taglia dei pomodorini? Mo si insaporiscono con un filo d'olio e un pizzico di sale. La polizia era sull'ele su. Questo che c'è mi sa? Questo salsiccio così, salsiccia di maialino nero. Ora infornato, ora li buttiamo nel forno. Con olio piccante. Thank you.
penultimo. Tagliali il mio fine da strada, ragazzi. Buon appetito! Ciao, sono Adriano Malafronte, sono il titolare di questa azienda, opero da ben 30 anni e sono addetto alla produzione. Sono io che mi occupo di tutti gli impasti, della qualità dei prodotti, della cottura dei prodotti, fino a che non arrivano alla tavola delle persone. Il segreto per fare un buon pane, dal mio punto di vista, oltre alle lunghe lievitazioni, ci vuole una grande passione. Per questo mestiere ci vuole una grandissima passione. Ti devi dedicare molto tempo, molta passione e molta serietà. Questo è il segreto. Io inizio all'1, finisco verso le 2. Faccio da che avevo 18 anni, sono ancora qui a lavorare e continuerò a lavorare finché la forza me la darà Gesù. Beh, facciamo tante specialità, il panuozzo è quello che va di più, c'è il pane a lievitazione naturale, quello ai cereali, il pane tradizionale che è il cafoncello, tante altre cose. Una grande e una piccola? Sì. Lana. La comanda. Come lei? A vedere tutte e due. Vediamo l'impasto. Parmigiano reggiano. Thank you.
Ciao, buongiorno, sono Daniele Malafronte e assieme ai miei fratelli Massimiliano e Adriano mi occupo della conduzione dell'attività di famiglia. Il panificio Malafronte, sito a Gragnano, dal 1906. Che cos'è il panuzzo? In effetti non è altro che l'arte del riciclo delle rimanenze in cucina, no? Quindi prima si utilizzava, insomma, prendere questo pane raffermo di qualche giorno, racimolare qualche avanzo di cucina dal frigorifero e ripassarlo al forno. Questo veniva fatto in tutte le case, in tutte le famiglie napoletane, insomma ancora adesso lo si fa, solo che poi negli anni 80 è stato dato questo nome da un'importante pizzeria locale, è stato coniato questo brand, se vogliamo, ed è anche stato oggetto di discussione per un probabile prodotto tipico locale. In questo periodo però c'è stata una rivisitazione del panuzzo. Mentre prima si utilizzava un pane raffermo, in questo frangente è stato creato un pane, ed è un pane fatto proprio con l'impasto della pizza, quindi base pizza allungata a forma di pane, aperto, svuotato della mollica, farcito con tutti gli ingredienti, quello base, la pancetta e la mozzarella, ma lo si può farcire in qualsiasi modo e gusto che uno vuole, fin tanto ad arrivare ad un panuzzo dolce, perché in tanti mettono il cioccolato, e mangiarlo e degustarlo con gli amici. Approfitto dell'occasione per invitare tutti quanti a fare una prova degustazione qui al panificio Malafronte, che resta aperto per il servizio solamente nella pausa pranzo, quindi non venite a cena perché non vi lasciamo mangiare, ma a pranzo sicuramente vi daremo grosse soddisfazioni. Vi aspetto. Questo è panino integrale. Ciao Massimiliano. Grissini ai cereali. Ti ho portato. Penso non
poi ti metti interno a lei, e poi a tre qui. La madre è solida. Questo è il pH-metro. Misura il pH. Misuriamo la temperatura dell'acqua. Bussale! E facciamo 500 kg in un giorno più o meno, no? Madre, quella per panini, diciamo figlia di madre, ok? Questa è proprio madre, ok? Questo loro lo usano anche per panettoni, perché qua fanno anche i panettoni. Ciao, sono Massimiliano Malafronte, diciamo sono il capostipite della famiglia Malafronte. Qui produttore dei grissini, crackers e lievitati da ricorrenza, tra quali panettoni e colombe. Oggi vi presento i nostri grissini. Sono grissini stirati a mano, lavorati tutti quanti a mano, vedete, sono tutti quanti diversi, e oggi abbiamo fatto quelli all'acqua di mare, però noi ne facciamo oltre 10 referenze tra cereali, farro, sesamo, papavero, crusca, mais, mediterraneo. Abbiamo una bella varietà di grissini, tutti lavorati a mano, con lievito naturale, riposo di 24 ore, poi lavorati e confezionati, cotti e confezionati. Okay. Noi ci troviamo a Gragnano, la sede produttiva storica del 1906 a Gragnano. Venite a trovarci, troverete tutte cose buone.
qui da meno 30 anni, sono il maestro del pane, no?